Salve a tutti ragazzi, benvenuti da One Piece Massimo Esperti. Come sempre sono Monkey D. Oggi io e Katakuri parleremo di una leggenda, di un uomo leggendario, che le sue gesta vanno oltre la storia di One Piece, vanno oltre l'immaginazione. Naturalmente parliamo di Oden Kozuki, il leggendario samurai di Wano Kuni. È doveroso da parte nostra lodare questo grandissimo personaggio, questo personaggio strepitoso, attraverso questo video che non è altro, non una teoria, ma solo un approfondimento. Questa è solo la verità. Un uomo che è entrato nella leggenda, incredibile sia come è stato caratterizzato che la potenza che ha dimostrato. Secondo, dal nostro punto di vista, secondo solo a Gol D. Roger e Barbabianca, Edward Newgate, almeno per quello che concerne il mondo della pirateria. Per quanto riguarda lui, con le sue prove fisiche si è dimostrato un vero e proprio mostro ed è stato anche facilissimo empatizzare, entrare in empatia con lui grazie al grandissimo Eiichiro Oda, perché Oda ce l'ha prostrato come un attore non protagonista che vince l'Oscar, però, perché lui è protagonista di Wano Kuni, ma è protagonista di un flashback incredibile. Oden è un personaggio che ci ha entusiasmato ad ogni capitolo sempre di più. Le sue azioni, a volte dirette, quasi esagerate, come quelle di Roger, infatti, sono sempre state sorrette da delle intenzioni pure, sincere, dal suo cuore. Ha dimostrato, come sempre, che si è fatto carico, sin dall'inizio, del peso di tutta la sua popolazione, di tutta Wano Kuni, ed anche del peso, naturalmente, dei suoi sottoposti, i Fodeli Rossi, per il quale alla fine ha dato la sua vita. Sia moralmente che fisicamente, e di come abbia messo da parte il suo orgoglio di grande uomo, comunque lui era protagonista, lui era figlio dello shogun, era un daimyo, doveva diventare lui lo shogun, ha messo da parte il suo orgoglio con grande umiltà. Difatti, a lui è dedicato il più lungo flashback di sempre in One Piece. Un personaggio davvero leggendario, e persino Kaido se ne rende conto della sua grandezza, sia nel combattimento che sul finale, nella sua morte, come abbiamo visto, della grandezza di Oden Kozuki, il quale sorride di fronte alla morte certa, come solo i più grandi hanno fatto. Ricordiamoci Gold D. Roger, no? Per citare il più importante dell'intero manga. Come abbiamo già detto tempo fa, Oden è ispirato non a uno, non a due, ma a tantissimi diversi personaggi storici e mitologici. Come abbiamo già fatto nella nostra pagina con le varie analisi, vari commentoni, ma anche con i vari approfondimenti storici, ma anche come alcuni video di cui vi rimando, ci facemmo già un video su Musashi Miyamoto e tanti altri. Ora Katakuri vi parlerà delle figure storiche a cui Oda si è ispirato per creare quella che è una delle più grandi leggende del mondo di One Piece, Oden Kozuki, signori. Palla passa a Katakuri. Quindi iniziamo con il primo parallelismo, ossia Oden come Ercole. Ricapitolando la presentazione di Oden e le sue gesta, che da bambino era un vero e proprio prodigio. Appena nato, allontanò subito la sua badante. All'età di 2 anni catturò 2 conigli. All'età di 4 sconfisse un orso lanciandogli un grosso sasso. All'età di 6 anni stava giocando e spendendo denaro nel quartiere a luci rosse di Wano. All'età di 9 Oden si fece un brutto nome contro la Yakuza, quasi come se lui si diceva provenisse dagli inferi, gli fu proibito di entrare nel casinò. All'età di 10 anni fu arrestato per aver combattuto contro sempre la Yakuza nella vita lì, e Oden all'età di 18 anni provoca ancora vari eventi caotici come al solito, ed è quindi gli fu scattato un nuovo mandato d'arresto. Vediamo sempre ancora la presentazione, Oden come sia davvero infernale, il quale riesce a prendere a mani nude e a bere da un pentolone infuocato l'Oden. Un forte contrasto con quella che sarà poi la sua esecuzione che vedremo dopo però. Ritornando sempre a quando era bambino, Oden già a 10 anni utilizzava entrambe le spade, era formidabile e quando venne arrestato fu portato alla miniera, dove divenne il capo della cava per la sua enorme bravura. La storia di vita di Oden, quindi, e la sua enorme forza ci ricordano molto un po' quella del leggendario semidio greco Ercole. Oden a 2 anni cattura 2 conigli, Ercole alla medesima età riuscì a strangolare 2 serpenti, uno per mano. Un altro richiamo è con una delle 12 fatiche di Ercole, ossia lo scontro con il cinghiale di Erimanto, un mostruoso animale proveniente proprio dal monte Erimanto.
Ercole lo sconfisse e lo catturò. Ciò ci ricorda sempre Odin, che taglia in due il gigantesco cinghiale, cioè il dio della montagna. Un altro evento che poi accomuna questi due eroi, Ercole e Oden, può essere anche la morte di questi ultimi. Oden nel calderone bollente, Ercole invece, lui è morto a causa di un manto che fu avvelenato e poi vicino al calore si incendiò e causò all'eroe delle ustioni fortissime. E quindi lui creò una pira con dei legni e si buttò dentro lì per morire proprio bruciato. È un forte richiamo ad Odin anche questo qua. Però adesso passiamo ad un altro mito greco, cioè Odin come Atlante, riferendoci principalmente però alla leggenda di Gemon Nishikawa, che sostenne il figlio, questo sempre, però anche Atlante c'ha un suo richiamo. Cioè c'è un piccolo riferimento perché questo personaggio della mitologia greca, che fu costretto da Zeus a tenere sulle spalle l'intera volta celeste, l'intero mondo, per punirlo di essersi alleato con Crono, che guidò i titani contro gli dei dell'Olimpo. Viene descritto quindi poeticamente come uno dei pilastri del cielo, così come Odin, che in realtà non ha sostenuto soltanto i 9 fodri rossi in quel momento, ma il peso di tutta Wano Kuni sulle sue spalle, il peso dei suoi vassalli. Visto che loro poi da lì a 20 anni saranno gli uomini che apriranno Wano Kuni al mondo. E ora andiamo a vedere un ulteriore riferimento ad un altro personaggio, Oden Kozuki come Musashi Miyamoto. Come ho già detto varie volte, mi sembra palese il richiamo con il più grande samurai della storia del Giappone, ossia Musashi Miyamoto. È considerato uno dei più grandi samurai di tutti i tempi, il più famoso sicuramente nella storia del Giappone. E adesso vi elencherò brevemente la sua vita. Ha combattuto oltre 60 duelli senza perdere mai. Ha partecipato ad una serie di battaglie, tra cui quella più importante, Sekigahara. Ha creato un proprio stile di spada, la Niten Ichiryu, nome che ci ricorda anche la scuola di combattimento in Kenshin Samurai Vagabondo, in cui insegna la tecnica a due spade, una lunga la katana e una corta la wakizashi. Musashi vinse il suo primo duello mortale all'età di 13 anni contro Arima Kiei, un samurai errante. All'età di 15 anni lasciò il suo villaggio natio. Era un abile utilizzatore anche del Boken, il bastone, con cui sconfisse con uno stratagemma anche il suo più grande avversario, Sasaki Kojiro. Famoso non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per essere un grande stratega, il quale scrisse un libro di combattimento, il Libro dei Cinque Anelli. La leggenda vuole che al suo funerale un fortissimo tuono scosse tutti i presenti alla cerimonia e il commento dei più fu: lo spirito di Musashi ha lasciato il suo corpo. Queste sono le varie similitudini. Quando erano giovani entrambi fenomenali, non avevano mai perso un duello. Infatti quello con Kaido è stato uno scontro di Oden quasi ha vinto, ha perso soltanto per l'intervento della vecchia Kurozumi. La tecnica a due spade che accomuna entrambi, l'Oden Style, no? Il Nitoryu, e anche il carattere spavaldo, era un punto in comune. Musashi, abile scrittore, Oden abbiamo visto che incideva pugni e grip e scrisse anche il suo diario personale. Ovviamente la figura di Musashi Miyamoto è trasmigrata anche in Zoro. Piccolo dettaglio, infatti, di differenza tra Zoro e Oden, Zoro porta le spade sul fianco destro, mentre Oden a sinistra. Quindi uno è mancino e l'altro è destinato. Continuando con i miti e con le leggende, Oden come Susanoo. Oden è molto simile anche al leggendario dio Susanoo, rozzo ma buono. Susanoo è una delle principali divinità dei kami dello shintoismo giapponese, il dio delle tempeste e degli uragani. La sua forza e il suo coraggio erano superati soltanto dalla sua insolenza e dal suo carattere tempestoso, annoiato dalla monotonia dell'incarico assegnatogli, egli lo abbandonò, dandosi a una serie di gesti violenti nei confronti sia degli esseri umani che degli altri kami, le altre divinità. Ricordiamoci Oden sempre irrequieto, che causava sempre caos a Wano, visto che si trattava di un luogo che gli andava stretto, quasi lo soffocava a suo dire. Per vari problemi che causava, Susanoo venne condannato all'esilio e cacciato sulla terra, nella regione di Izumo, altro palese rimando ad Oden, che fu esiliato dal padre Sukiyaki nella regione di Kuri, una terra abbandonata ai delinquenti. Fu allora che Susanoo divenne il difensore dell'umanità e si dedicò al bene.
proprio come fece Odin per Wano e per la regione di Kuni. Un evento importante del dio è la lotta contro Yamata no Orochi, un potente serpente ad otto teste. Uccise il serpente, scoprì che nella sua coda era nascosta la leggendaria spada Kusanagi, la spada del serpente detta anche Amano Murakumo o spada del paradiso. Servendosi Susanoo della sua spada Totsuka, nello specifico era l'Ameno Abakiri, il nome della spada ci rimanda proprio a quelle delle tecniche di Oden, ossia la Togen Shirataki, cascata del paradiso, o la Togen Totsuka, l'ultima sua tecnica, quella contro Kaido. Passiamo adesso all'ultimo richiamo fondamentale a livello storico di Oden. Di chi parliamo? Del rimando a Ishikawa Goemon, che noi battezzeremo Gemon, il leggendario ninja samurai giapponese. Articolo scritto da noi, lo trovate su Facebook vari mesi fa, dicembre circa. Come sarà giustiziato Oden? Per ebollitura, è stato bollito nell'olio bollente fino a 700 gradi, sappiamo. Gemon andò incontro alla stessa sorte. Ishikawa è stato un leggendario ninja e samurai che ha vissuto nel periodo Sengoku, guerriero fuori legge, rubava oro e oggetti preziosi ai ricchi per poi donarli ai poveri. Così nel corso del tempo è diventata questa figura così importante e così leggendaria. Qui c'è un piccolo richiamo a Ushimizu Gozo, il lato dei rintocchi, il giovane lato della mezzanotte e così via. Però quella è un altro tipo di risposta, un altro tipo di video, un altro tipo di situazione. Inoltre, gli fu anche attribuito un presunto tentativo di voler assassinare il grandissimo Oda Nobunaga. Successivamente si trasferì lui ad abitare nel Kansai, dove formò e guidò una banda di fuorilegge che derubavano sempre i ricchi signori feudali e mercanti e condividevano poi il bottino con i poveri contadini oppressi. Andiamo ad analizzare la morte di Ishikawa Gemon. Secondo una versione, il fallimento del tentato omicidio ai danni di Oda Nobunaga lo costrinse a nascondersi e lì iniziò la sua carriera da vero e proprio fuorilegge. Viene ricordato soprattutto perché cercò anche di assassinare Toyotomi Hideyoshi. Infatti lui si recò a Kyoto ed entrò nella stanza di Toyotomi, ma inavvertitamente fece cadere una campanella giù da un tavolo e il rumore attirò tutte le guardie. Venne così poi catturato e fu processato. Venne condannato a morte il 9 ottobre 1594. Egli fu messo in questo calderone enorme di ferro in cui all'interno c'era dell'olio bollente, insieme al suo piccolo figlio. Lui infatti però cercò di salvare il suo figlio fino all'ultimo, tenendolo al di sopra della sua testa. Quando stava poi infine per soccombere, per le tremende ustioni dell'olio bollente, alcuni giudici però decisero di salvare e risparmiare la vita del figlio del ninja samurai. Cosa ci ricorda questo? Il rimando di Oden, che abbiamo visto negli ultimi capitoli, che ha salvato clamorosamente, con un gesto di una forza e di un altruismo incredibile, i 9 fodelli rossi, sorreggendoli addirittura al di sopra della sua testa. Vi rimando poi i vari articoli, i vari commentoni che abbiamo fatto. L'approfondimento storico è concluso, però ora passiamo all'ultimo atto di questo video, alla conclusione, per ricordare bene Lord Oden Kozuki. Lo ricordiamo sin dall'inizio del suo flashback, quando lo aspettavamo da tantissimo tempo, 41 anni fa, nella narrazione di One Piece, camminava lì nella capitale dei fiori un giovane virgulto Oden Kozuki con annesse Emma e Ameno Abakiri, due leggendarie spade. Un uomo che fin dalla nascita brillava di una luce propria, uno dei più grandi spadaccini della storia di One Piece, forse per noi il più grande di sempre, della storia. Questo video è la summa e il riassunto di tutte le ricerche che abbiamo fatto, delle figure che abbiamo assimilato a Oden, dei vari post che abbiamo fatto, dei video, delle live, attraverso un approfondimento storico totale su quello che è il suo personaggio. Ci tenevamo, era doveroso omaggiare questo grande personaggio con un video conclusivo su di lui. L'uscita in scena della leggenda di Oden Kozuki, il più grande samurai del Wano Kuni. Grande uomo, fantastico samurai, l'unico e vero, per chi se lo stesse ancora chiedendo, shogun di Wano Kuni. Orochi non è nessuno, è una macchietta, è un carbonella. Lui lo era veramente, l'uomo che si è sacrificato, ha dato la sua vita per il suo popolo. Anzi no, come dice lui, per il mondo intero. Perché Wano deve essere aperta non per Wano e basta, ma per il mondo intero, che deve aspettare l'arrivo di Joy Boy,
l'uomo della profezia, l'uomo che avrà viaggiato negli 800 anni, Rufy, il re dei pirati. E Lord Oden ha fatto tutto questo mettendo in salvo le vite del suo popolo. Adesso lo sappiamo, gente che ha detto che era un babbè, uno sciocco. No, signori. Lui ha combattuto per il suo popolo, ha salvato migliaia di vite contro Orochi e Kaido, tutto da solo. 5 anni, da solo. Un uomo che metaforicamente ha sorretto il mondo, l'isola di Wano Kuni, per le generazioni future. Sì, voi direte, ma in questi 20 anni ha sofferto Wano, è vero, ma lui ha aspettato, ha sorretto il mondo, ha sorretto Wano Kuni, così perché lui è arrivato a Laugh Tale, Laugh Tale come preferite, insieme a Gold D. Roger e dei pirati, e ha scoperto la verità. E stanno aspettando tutti, l'uomo che oggi è arrivato è lì a Wano Kuni per compiere la profezia. Quindi possiamo affermare con estrema certezza che a testa alta è uscito questo uomo. L'uomo che sin da bambino si è dimostrato leggenda e che nel punto della sua morte lo è diventato ancora di più. Secondo me, mettendosi al di sopra di quelli che sono questi personaggi come Kaido, eccetera, che molti acclamano. Un uomo secondo solo a Barba Bianca e a Roger per le leggende nella pirateria. Un grandissimo personaggio che è rimasto nei nostri cuori, nell'immaginario collettivo di tutti voi, di tutti noi, grazie a Eiichiro Oda. Detto questo, non possiamo fare altro che ringraziare il Sensei per questi 12-13 capitoli di fantasticherie, di storie narrate meravigliose, che poi vedremo nell'anime per chi lo segue. Ora ricordatevi, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook One Piece Massimi Esperti Italia, dove trattiamo tutto quello che riguarda One Piece. Alla nostra seconda pagina, One Piece Massimi Esperti e tanto altro, dove trattiamo tutti gli altri manga, tutti gli altri anime e allargheremo ancora di più gli orizzonti. Nostro account Instagram, il nostro canale Telegram, passate dalle nostre collaborazioni. Mugiwara Italia e soprattutto AnimeTubers Assemble. Se non l'avete fatto, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, ricordatevi sempre e sosteneteci. Viva One Piece, viva i Massimi Esperti e soprattutto viva il più grande samurai di tutti i tempi, Oden Gozuki.